Tradizione, cultura e innovazione tecnologica sembrano concetti distanti, ma che in realtà sono oggi sempre più complementari, come ha spiegato il professor Marco Bettiol, professore associato di economia e gestione delle imprese dell'Università di Padova, nel talk organizzato dalle categorie legno e arredo, moda e meccanica di Confartigianato Imprese Padova con il contributo di EBAV, nell'ambito di Digital Artifacts, il festival dell'artigianato e dell'innovazione digitale. Il mondo dell'artigianato italiano e anche di questo territorio è un mondo ricco di competenze, di conoscenze, di abilità, di cultura, di storia. Oggi tutta questa grande ricchezza merita di essere raccontata attraverso i media digitali, quindi lo sforzo oggi è portare il Made in Italy, in questo territorio abbiamo molte aziende eccellenti da questo punto di vista, nel mondo del digitale. Quindi il lavoro artigianale riguarda sicuramente la costruzione dei prodotti, fatti a volte a mano con le macchine, ma anche dialogare in rete con il consumatore. Due giovani aziende artigiane locali altamente digitalizzate hanno condiviso la propria esperienza. Via Made in Italy nasce da un'idea di noi tre soci fondatori per creare questo ponte tra le nostre aziende del territorio che producono un articolo incredibile e dei compratori business di tutto il mondo che fanno fatica nell'entrare in contatto con queste realtà. Ad oggi stiamo lavorando con più di 350 aziende che aderiscono alla nostra iniziativa, sparse praticamente lungo tutto lo stivale, e contiamo quasi 20.000 buyer iscritti che tutti i giorni contattano, interagiscono e acquistano i prodotti delle aziende che lavorano con noi. iLab è una software house, inizialmente nata come startup e poi evolutasi in azienda, con una forte impronta innovativa basata sul 3D. Il nostro core business è spiegare alle aziende e portarle all'interno del 3D nel browser, nel web, grazie ai configuratori 3D, e questo ci ha permesso di crescere proprio cogliendo l'occasione di quello che viene definito un oceano blu di innovazione e di configurabilità del prodotto. Siamo qui oggi per presentare il nostro caso e far vedere come i prodotti possono essere inseriti all'interno del configuratore e come è possibile anche nascendo da una piccola realtà essere innovativi, restare in territorio e crescere.